computer. Allora, se non sentite nulla, non vi posso manco spiegare come fare. Dovete uscire e rientrare comunque. E mettere, uso il, l'audio del computer, eccetera, o del cellulare. Buonasera, noi siamo cariche. Questa sera ringrazio Assunta per la sua iniziativa a portare al team le nostre emozioni. Ma mi sentite? Sì? Quindi chi dice che non si sente, gli dovete scrivere in privato, raga. Non so chi è. Le nostre emozioni, la nostra consapevolezza, il nostro bagaglio, i nostri dolori di 3 giorni intensi, di 3 giorni di Iron Man, Iron Woman. Siamo tornate rotte come non mai. Non ci avete visto online. Abbiamo staccato tutto e penso che ci siamo messe in ascolto di qualcosa di meraviglioso per questa attività, ma soprattutto meraviglioso per la vita. Penso che ci ha lasciato tanto e dobbiamo tanto, tanto elaborare. Quindi questa sera lascio innanzitutto la parola ad Assunta, io andrò magari qualcosina in chiusura. Iniziamo, aprite il cuore, ascoltate e fatene veramente tesoro di queste parole, queste emozioni che usciranno questa sera. Prego Assunta! Buonasera a tutti! Allora, sarò breve e diretta. Io sono ancora molto emozionata per questi 3 giorni trascorsi. Senza giri di parole, sono stati, potrei dire, definire tra i 3 giorni, tra non solo, più belli della mia vita. Io ho scoperto Spadoni, che è una persona fantastica, è un uomo che sorride sempre, non credo non abbia problemi, ma sempre un sorriso per noi, ditta felice, e sono 3 giorni che lo penso e sorrido. E pensavo appunto che questa attività, io non ero così, io ero una che vedeva sempre il bicchiere mezzo vuoto. Io, Sara, con l'opportunità che mi ha dato questa attività, mi hanno cambiato la vita completamente. Io non socializzavo, Giovanna mi conosce, lo disse appunto al corso, questa attività mi ha cambiato in primis nelle tasche, dentro, ma soprattutto nel cuore. Perché io, al di là del conto in banca, mi sento una persona migliore. Io ho un mondo da dare a chi mi darà la possibilità di coinvolgerla e stare con Sara, con le ragazze, con le mie ragazze, con Claudia, che è una... Io, ragazze, io credo di non aver mai conosciuto persone del genere. O sarà forse perché noi mastichiamo la stessa lingua. E al corso in spiaggia, il momento più emozionante quando Gianluca ci ha raccolto tutte e parlavamo, una dietro di me diceva: io non mi trovo con la mia famiglia. È vero, io sto bene solo con le persone che fanno Gis Plus, che fanno questa attività. Io mi sento felicissima. Il mio PMD è stata la gioia più grande, la soddisfazione più grande. Voi siete il mio orgoglio, il mio team. Tutti mi facevano i complimenti per le ragazze ed è quella la mia vera soddisfazione. Oggi sono strafelice perché una mia prima linea si è dimessa di sana pianta, Anna, e sarò la sua guida per sempre. Cioè, io l'ho promesso a Sara, a me e al team, e non farò mai un passo indietro, mai un centimetro indietro. Ci metto la faccia come ha fatto Sara, che per me è venuta sull'Avengers. Io l'ho fatto per voi, anche se non mi guardavate. Io so che una guida ci mette la faccia, e io per voi, ragazze, senza giri di parole, io darei la mia vita. E stavamo morendo appunto io e Sara, vabbè, cambiamo discorso. Ragazze, è stupendo, dovete provare l'emozione di ascoltare quell'uomo vi tocca e vi carica. Io pagherei, no, 1.000 euro, no, 300 euro, 1 milione di euro mi indebiterei per stare di nuovo quei 3 giorni, perché
la borsa la puoi comprare, le scarpe le puoi comprare, la casa la puoi fare, ma il cuore non lo puoi comprare, le emozioni non le puoi comprare. E quando tu arrivi a guadagnare tanto, è quello che vuoi tu, emozionare, vuoi gli abbracci veri, sinceri, vuoi condividere una doccia, vuoi le cose semplici. E io questi 3 giorni ho scoperto che nonostante c'erano, ci fossero persone che guadagnano cifre assurde, sono come noi, sono come voi, siamo tutti della stessa pasta, abbiamo un cuore che batte e vogliamo vivere di emozioni. Io mi sono promessa che sorriderò sempre più possibile, proprio come fa Sara. Ora capisco perché Sara, da che è andata da Tony, da che frequenta Spadoni, è cambiata. Non che prima non fosse sorridente, ma sì, sono nella nuova casa, Alessia, ma questi corsi vi cambiano la vita via proprio il cuore, ragazzi. Li dovete provare. Se volete essere delle professioniste, quando abbiamo attivato io, Sara, il codice, Giovanna, Maria, che ora non c'è più Amalia, si lavorava un po' a cazzo, lavoravamo un po' tutti, è vero? Non mi guardare perché è così. Oggi il mercato vuole competenze, vuole persone preparate, vuole persone. Oggi non vende il prodotto, non vende la perdita peso, oggi vende chi tocca il cuore delle persone. E se non fate corsi, non vi formate, non mangiate il prodotto, io lo dico sempre alle mie ragazze: cambiate mestiere, il network non fa per voi. Ci avete provato. Penso di aver detto tutto. Grazie, grazie soprattutto alle 5 ragazze che erano con me, perché ragazze, voi non potete capire io cosa ho provato a condividere 3 giorni con voi. Sentiamo Anna adesso. Quanto sta là? Eccomi, passaggio diretto. Ciao. Allora, buonasera, io sono Anna, sono da 2 anni in attività. Io ho fatto molti corsi, non mi sono mai tirata indietro, né ai corsi né alle convention, perché io sono dell'opinione che le emozioni si devono vivere, non si possono ascoltare. Perché l'emozione che ascolti ti dura giusto quell'attimo della Zoom, ma l'emozione che vivi ti dura per sempre. Questi 3 giorni per me sono stati davvero una grande scoperta non solo del nostro team in particolare, ma di tutto il gruppo che avevamo. Sembrava che ci conoscessimo chissà da quanto tempo. Avevamo tutti lo stesso obiettivo. Abbiamo tanto condiviso, ci siamo scambiate opinioni, ci siamo scambiate tante cose, ma poi soprattutto a me quello che è piaciuto è che Spadoni ci ha riportato un po' indietro, ci ha fatto diventare un po' tutte bambine, ci ha dato quell'entusiasmo. Io non giocavo a pallavolo dai tempi della scuola, non giocavo al gioco del fazzoletto ai tempi di bambina proprio, quindi ci ha fatto vivere l'entusiasmo dei bambini che c'è in noi, ma che abbiamo bisogno appunto di queste emozioni per tirarlo fuori. Perché magari qualcuno che ci vede dall'esterno avrebbe potuto dire pure queste sono tutte sceme, che giocano invece no, viverlo tutte insieme per me è stata una grande emozione. E poi, come ha detto Gianluca, questi non sono soldi spesi, sono soldi investiti. Perché questo investimento ci tornerà di più. E anche di più, è una piccola spesa che ne facciamo oggi, un investimento, anzi, non dobbiamo chiamarla spesa. Investire sul nostro futuro, secondo me, è la cosa migliore da fare oggi, perché poi ci perdiamo troppo tempo. Io sono arrivata, allora, gli altri corsi tante volte mi hanno un po' destabilizzata, devo essere sincera. Io da questo corso sono tornata e ho ben chiaro tutto quello che devo fare questo mese, di cosa sarà il mio mese, e cose che io prima non facevo. Quindi ragazzi, per me la formazione è tanta roba, la formazione ci vuole, ma a livello sia professionale, a livello emotivo, abbiamo bisogno di queste emozioni che ogni tanto ci spegniamo, ecco perché se sentiamo la storia di Assunta, ma ci resta per quel momento, ma viverla in prima persona, un'emozione condivisa con tante persone che poi parlano la stessa lingua,
persone che, cioè, ci capiamo con uno sguardo, ci bastava uno sguardo per capirci, ma poi è stato un divertimento che tanta sofferenza. Abbiamo fatto più flessioni noi, in un giorno penso anche 200 ne ho fatte, però è stato proprio questo sforzo estremo che ci ha fatto capire che noi possiamo fare tutto. Ci lamentiamo e ci perdiamo in tante chiacchiere, perdiamo il tempo in chiacchiere, invece quando possiamo fare tante tante azioni. Io l'ho detto anche alle mie ragazze, per me è stata una cosa fantastica, un'esperienza che ancora, ecco, mi fa tremare la voce, perché davvero è stata bella, bella davvero. E penso di aver detto un po' tutto quello che è stato, anzi non ho detto niente, però... Abbiamo dimenticato una cosa, è riuscito a farci tenere i telefonini spenti. Ragazze! Tre giorni! Out! Tre giorni! Non ho mai visto lei lasciare il telefonino, l'ha lasciato per andare a fare l'allenamento la mattina e l'ha dimenticato su un divanetto. Cellulare. Quindi. Mai successo. Grazie, perché Anna. Ti porta in un'altra dimensione. Grazie, Assunta. Andiamo avanti. C'è la Barbarella qui davanti a me. Quindi apro il microfono a Barbara. Vedi un po' tu, Barbara. Ok, ti chiudo, Assunta. È andato? Sì. Dato. Sara, buonasera. Ma io, vabbè, al di là dell'entusiasmo che ancora dobbiamo smaltire, e spero che questo resti, ma... Prima di tutto ci devi far vedere i segni di Gesù Cristo! Vai! Guardate bene! 1, 2, 3! Vai! Vedete? Quanti anni hai, Barbara? Quanti anni hai? 38! 38! A te la parola! No, io ho detto, no, al di là dell'adrenalina che mi sono portata, sono tornata con una domanda. Qual è il prossimo? Quando è il prossimo evento? Quando è il prossimo? Questo è il mio primo seminar che frequento. Mi sono chiesta come ho fatto fino ad oggi a non frequentarne altri. Una sensazione bellissima, nonostante io sono abituata comunque a stare fuori, anche con le amiche, non sono una che non le ha vissute queste cose, ma è stata una cosa troppo, troppo speciale. La condivisione, l'insegnamento, vedere Sara senza telefono, è stato bellissimo. Io almeno ho capito, ma tutte le mie compagne di camera, ben 6, abbiamo fatto la... 6 docce in un quarto d'ora, cosa che chi ascolta dice impossibile, non si sono lavati, hanno fatto finta, e invece siamo stati puntuali. E quello che ho capito, che dal primo al terzo giorno noi non abbiamo più sbagliato, quindi noi siamo state le uniche, quasi la maggior parte, a pagare tutti i piegamenti, tutto abbiamo pagato, tutto. Il terzo giorno noi non abbiamo più fatto un fallo. Sono caduta e stracaduta, e questo mi ha insegnato che veramente volere e potere non è una frase fatta, non è banale, perché se vogliamo possiamo fare tutto, possiamo imparare ad ascoltare, possiamo imparare a stare senza telefono, che può essere superficiale ma non lo è, possiamo imparare a rispettare le regole, possiamo imparare ad essere vere guide. Questo è il mio scopo, io per questo ci sono andata, sono tornata con un bagaglio carico, non voglio più fare ritardi, non voglio specialmente questo, perché ti spiego, mi è capitato anche durante la giornata, che per esempio non avevo voglia di tirare fuori la biancheria dalla lavatrice, non mi devo raccontare scuse, io sono andata e ho tirato la biancheria, ho detto non mi devo raccontare perché lo posso fare, sono qui, lo posso fare. Quindi ho capito che raccontarti scuse non ti porta da nessuna parte se non nel posto in cui ti trovi. E io non ci voglio stare. Ho una bellissima famiglia, non mi manca niente, mio marito è d'accordo, ma io voglio andare sempre più avanti. Quindi, sta nella testa questa canzone, non se ne va. Grazie Barbarella, che botta che ha fatto per terra, voi non potete capire che botta. Oh, però che stronzo, lo posso dire? Ma Sara, ma tu ti ricordi che quando io sono caduta la prima volta ed anche la seconda,
Lui ha detto: io ti chiamerò sempre, che finché non cacci la cazzimba ti prenderò in fazzoletto. Ha continuato a chiamare, a un certo punto l'ho fatto un attacco di corsa, va bene, è arrivata. Però non ti ho caduta più, brava. Quindi è servito. Questo tutto al gioco del fazzoletto ruba bandiera, se vi ricordate come si gioca. Il giorno dopo tremavo, ti ricordi? Tremavo così, no, perché di nuovo? Grazie. Bellissimo. A te. Bacio. Allora, avevo visto Luana, ce l'avevo davanti, eccola qua. Lulu, apri. Apri tu. Eccomi. Ciao, mi sentite? Luana. Buonasera. Ciao a tutte, buonasera. Prego. Eccomi. Vabbè, io pure sono ancora super emozionata perché per me è stato il mio primo corso. Avevo fatto qualche Zoom, avevo assistito a qualche Zoom di Gianluca Spadoni ed ero piena di aspettative, quindi ho detto voglio andare a questo corso perché voglio diventare una guida, voglio realizzare il mio sogno di questo team internazionale che vorrei avere, e quindi ero piena di aspettative e devo dire che le ha superate di gran lunga, perché al di là di quello che lui ci ha insegnato, quindi le regole, la disciplina, tutte le cose che insomma, la condivisione, stare con le altre persone senza il telefono, è stato bellissimo parlare con voi, anche parlare con Sara, che magari io la vedevo lì in alto, invece è una persona umilissima, dal cuore enorme, stare con Rita, con le ragazze ovviamente di Napoli, che comunque non è che alla fine ci frequentavamo con tutte, quindi veramente siamo state unite, abbiamo condiviso delle cose meravigliose. Ma la cosa che più mi ha lasciato, insomma, che veramente mi ha anche allargato il cuore, perché comunque anche tutte le persone che erano lì, tutti noi abbiamo i nostri problemi, le nostre cose, però anche vivere questa, insomma, questo nostro lavoro, questa nostra opportunità di viverla e di darla a quante più persone possibile, perché veramente dobbiamo farlo con amore, quello che lui ha cercato di trasmetterci e quello che io, insomma, io ce la metto sempre tutta, che cerco di trasmettere agli altri, quindi dare questa opportunità a quante più persone possibile, a quante più donne possibile, per aiutarle, insomma, ad uscire fuori, a realizzare i propri sogni e quindi ricevere un grazie, un sorriso da una persona che si affida a te, che vede in te qualcosa, per me è un qualcosa di meraviglioso. Quindi, come diceva prima Anna, questi investimenti, insomma, non sono soldi spesi e andati persi, ma veramente questi ritorneranno tutti. Ritorneranno, giustamente ce l'ha detto anche Gianluca Spadoni, il denaro è una conseguenza, ma tutto quello che noi facciamo con amore, che oggi investiamo, ci ritornerà tutto. E soprattutto, io ho un obiettivo oggi, e se tra un anno, due anni non l'avrò raggiunto, sicuramente da questa esperienza io dopo sarò una persona migliore, e come me tante altre donne. Quindi questa è una cosa bellissima, tutte quante voi dovete provare e vivere queste esperienze, perché una cosa è che io racconto come l'ho vissuta io, cerco di esprimere la mia emozione, ma avrei tanto voluto che ci fossero tante altre persone lì con me per poter vivere tutto questo. Quindi anche io non vedo l'ora del prossimo, a dicembre, del prossimissimo, anzi che sarà il 12 e 13 settembre, già sarò lì in prima linea, sono contentissima e veramente ve lo consiglio a tutte con tutto il mio cuore. Spero di aver riassunto tutto. Ah, e poi una cosa importante, anche io sono andata il primo giorno al gioco del fazzoletto, ho giocato per giocare, ho detto vabbè questi mi fanno nera, che sono una mollacciona. Secondo giorno ho detto no, perché tutto nella nostra mente, perché i limiti ce li diamo noi, ho detto no, adesso me la gioco, tengo la campionessa mondiale di pattinaggio di fronte, ho detto questa mamma mi magna. E invece l'abbiamo battuta, perché tutto qua, ho detto no, ma me la devo fregare. Quindi ragazze, è tutto qua, tutto nella mente, c'è poco da fare, i limiti ce li poniamo noi. Anche io prima dicevo vabbè, prima della Zoom il bimbo deve andare al bagno, questo così, oggi no, mi dedico il mio tempo e tutto quello che sto seminando lo sto raccogliendo e sicuramente farò sempre meglio. Quindi questi corsi servono proprio a fare meglio e ad essere persone sempre migliori. Grazie. Finito. Grazie Lu. Allora, passiamo, avevo visto Benedetta. Prego, apriti bene.
Eccomi, Beatrice, mi sentite? Beatrice Federica, Benedetta, ecco, chiamare voi. Anche Beatrice Federica, come mi chiamate io mi giro, quindi qualsiasi di questi tre nomi io mi giro comunque. Allora, no, è stata una bellissima esperienza e devo dire che io all'inizio ero andata con un po' di freni, più che altro perché ho fatto altri corsi di formazione, come diceva, mi sembra, Luana, no, forse Anna, e erano corsi che mi avevano destabilizzata tanto, cioè ritornavo a casa e pensavo, ripensavo tanto e non agivo. E invece questo corso mi ha dato veramente tanta consapevolezza del percorso che stiamo facendo, di come lo stiamo facendo bene, perché diciamolo, eravamo il team che lo fa meglio, questo lavoro, questa attività, e ho visto una sorta di confusione a un certo punto, noi invece tutte molto, cioè sappiamo quello che facciamo e lo facciamo bene, quindi questo assolutamente sì, ed è un corso che veramente dopo essermi ripresa un paio di giorni per i dolori fisici e varie stanchezze, ma è un corso che ti spinge subito all'azione, quindi basta raccontarsi scuse, abbiamo fatto cose che magari credevamo impossibili, vedi il Luna Park, vedi lo sciottino di benzina che ci hanno dato, che io non ho mai bevuto in vita mia e ne ho bevuti addirittura due, tre, quanti erano. È stato un bel corso, è stato bello condividerlo con il team e la cosa che ho pensato quando sono tornata a casa è che se fossimo state solo tutte noi del team, cioè 30 persone del team, sarebbe stato bello, sì, ma c'è stato tanto confronto così. È stato bello confrontarsi con gli altri, dove magari non arrivava uno, arrivava un altro, aiutarsi, fare giochi di squadra insieme, cadere a rubabandiera, scapicolarsi le ginocchia come non facevo da un po' di anni. È stato bello, bello veramente. Lui è una persona che l'ho osservato tanto. E, sarà perché avevo fatto anche un po' di formazione, quindi l'ho osservato tanto anche quello che faceva, quello che diceva, e è una persona che veramente quello che fa, quello che dice e dice quello che fa, non va in contraddizione, cioè è, come si dice, è retto, cioè è veramente quello che dice, non si è mai tirato indietro e ci ha dimostrato che veramente tutto quello che vogliamo si può fare e soprattutto che quando il gruppo decide per una cosa è giusto seguire il gruppo. Non sentivo, ecco perché. È giusto seguire il gruppo e quindi anche se una cosa non vogliamo farla, non abbiamo voglia di farla o mettiamo mille scuse come al solito, è giusto farlo. E quando è capitato che ci siamo fatte male, Barbara, io alle ginocchia, i piegamenti alla fine l'abbiamo fatti comunque, cioè non c'erano scuse, quindi cioè, non è che perché ti eri fatto male i piegamenti non li facevi. La stessa Claudia incinta, ma la camminata la mattina l'ha fatto, Rita col dolore alle ginocchia, la camminata l'ha fatto, cioè non ci si raccontano scuse, anche se magari uno voleva raccontarsi scuse, trovava il modo per non farlo. Quindi pena le varie penitenze, ma a prescindere dalla penitenza c'è stato proprio il cambiamento dal primo giorno all'ultimo giorno, passare da qualche lamentela in più nei primi giorni all'ultimo giorno che tutti abbiamo fatto tutto, tutti uniti, tutti zitti, tutti perfetti come dovrebbe essere. Quindi assolutamente sì, lo consiglio al 101%. Ci piace, Gianluca, ci piace. Grazie Benedetta, Federica, Beatrice. A voi. Allora, vediamo se vedo Giovanna o Antonella. Aiutami tu a cercarle, a vederle. Sbracciate. O Giovanna, eccola qua. Giovanna, t'ho visto. Prego, apri. Buonasera. Hi. Buonasera a tutte. Ciao. Come state? Io sto ancora con i dolori alle gambe e alle braccia, al seno, perché ho fatto tante di quelle flessioni, sono stata indisciplinata, molto, quindi insegnerò, sarò una buona guida a non essere indisciplinata, questo è sicuro, a tutte le mie ragazze. Allora, io sono felicissima, ho il cuore a mille,
ho raccolto quanto più potevo, ho messo quanto più potevo in questo mio barattolino, perché Gianluca mi ha dato tanto, ma non solo Gianluca, ragazze, tutte mi avete dato tanto, tutte. Sara, te lo dico davanti a tutte 150 ragazze, perché ci tengo a dirtelo, mi eri antipatica, lo sai, tra di noi non c'era una... Io sono umile, e questa è la prima cosa che dovete avere tutti, l'umiltà di dire sempre le cose. Avevo sempre qualcosa in te, non mi garbava, non ero... Non... C'era sempre qualcosa che non riuscivo a capire. In questi giorni ho capito che sei libera, come me, e mi emoziono. Sei vera, hai tanto anche tu nel tuo bagaglio, quindi se a volte sembri così dura è solo perché hai tanto anche tu alle spalle. In questi giorni ci siamo confrontate tutte, quindi abbiamo veramente detto cose che magari finora non abbiamo mai detto. E questo per me è stato parlare allo specchio con tutte voi. Io ho raccontato un po' di me a tutte voi e sono stata felice di farlo, perché mi sentivo con persone giuste, nel momento giusto e nel luogo giusto. Sono felice di aver trascorso questi giorni con voi, perché mi sono sentita una quindicenne in vacanza. Ho giocato, ho pianto, ho sorriso, ho raccontato, ho detto tutto quello che pensavo, perché è così che si è una nuova persona, raccontando tutto, non avendo mai... è vero, ci ho messo anche io del tempo per avere la fiducia in tutte, è così, però in questo momento sono stata felice di farlo insieme a voi. Ho giocato e non giocavo così da quando ho avuto mio figlio. Io avevo 18 anni quando ho avuto mio figlio e non ho più giocato, non ho più sorriso, non sono stata più spensierata. In questi 3 giorni sono stata la ragazza che ero allora, quindi ricordo quel tuffo in piscina, tutte e 6 mano nella mano. È stato liberarsi, ragazze, liberarsi da tutte le cose brutte. Quindi io da oggi voglio ricordarmi di quel tuffo e farne tesoro. E da con tutte quante voi che fate parte del team, che non fate parte del team, tutte quante noi di G-Splus dobbiamo lavorare tutte insieme, perché insieme si è una forza. Da sola non arriviamo a nessuna parte. Ricordatevi che la forza è l'unione, la positività è tutto quello che ci serve. Togliamoci queste maschere e godiamoci questi momenti, che ragazze, ovunque andiamo, nessuno ce li dà questi momenti di gioia. Credetemi, è così. Io mi sono espressa anche con delle altre ragazze che abitano a Napoli con me, ma non ho mai avuto modo di conoscere e di viverle. Con Barbara, che per me è stata... cioè, Barbara è dai social è una persona, dal vivo è tutta un'altra. Quindi, ragazze, veramente, anche per un consiglio, anche per qualsiasi cosa, l'unione è veramente importante. Anche se siamo team diversi, ma l'importante è lavorare insieme, perché poi siamo tutte dello stesso team, apparteniamo tutte al team di Sara. Quindi dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo costruire questo nostro futuro favoloso, tutte insieme. Di questa esperienza cosa mi ha fatto piacere, cosa... Sono emozionata. Grazie ragazze, siete tutte stupende, non solo io. Io, l'evento di Spadoni è stato uno dei più belli in assoluto che ho fatto finora. Anche se da 6 mesi a questa parte io sto facendo scuola, sto facendo corsi, sto leggendo libri, perché anch'io, come diceva Assunta, siamo partite un po' così, a cava di cazzo, no? Un po' ci siamo buttate, però è lo studio, sono i corsi, sono gli eventi, sono le Zoom, questo ci forma, ragazze.
dobbiamo essere più professionali, dobbiamo essere, perché oggi c'è tanta concorrenza, quindi dobbiamo studiare e essere sempre sul pezzo, dare agli altri tanto, e se non lo studiamo, non riusciamo a metterlo in questo mio, nostro barattolo di cose buone e positive, non lo possiamo dare agli altri. Di questo ne sono sicura. Sicuramente parteciperò al prossimo evento, perché i soldi investiti con lo studio, con gli eventi, con i libri, sono i migliori. Vi voglio consigliare questo libro, che è uno dei più belli che ho letto. Questa è la terza volta che lo leggo, mi ha insegnato tanto, tanto, tanto. Quindi leggetelo. Grazie. Invece di grazie, ci piace. Un buon consiglio. Quindi questo, penso di essere stata chiara, esaustiva e di avervi fatto provare queste emozioni che ho provato io. E come un bravo. Al corso di Gianluca vale per due, ha sempre gareggiato per due. Io ho sempre fatto per due i miei giochi e ho sempre vinto, come sempre. Anche se stavo uccisa, i corsi, ho vinto tutto, la corsa, i giochi. Ho fatto le flessioni solo perché sono stata indisciplinata col cellulare. Ma imparerò anche questo. Grazie Gio, grazie, grazie, grazie. Bacio. Grazie a voi. Anto, l'avevo vista prima. Eccola qua. Apriti pure. Il nostro numero. Eccomi, due. Eccomi qui. No, io sono il numero uno. Il numero l'ultimo uno, giorno. Buonasera ragazze, sono Antonella. Credo che ci conosciamo quasi tutte. Io sono ancora strapiena di emozione, infatti cammino e ho già un sorriso sempre, anche se sto nervosa sorrido. Ma Spadoni mi ha lasciato nel cuore quell'entusiasmo che chi mi vede non può dire, ma che questa veramente è così. Prende la corrente chi mi tocca. Infatti siamo tornate venerdì sera tardi. Sabato è stata, diciamo, una giornata in cui sono iniziati i primi dolori, no? Dovevo assimilare ancora tutta la situazione dei tre giorni stravissuti. E il primo pensiero, le mie ragazze, la guida. Mi sono sentita sempre guida delle ragazze e tutto, però Spadoni mi ha dato proprio quella scossa che avevo bisogno. Era un corso che dovevo fare, solo che nell'ultima settimana, prima dell'evento, che mi ha assunta, io devo venire. Cioè sentivo proprio un bisogno, un qualcuno che dentro che diceva tu devi andare. E così era. Lui mi ha cambiato tantissimo, è stata la ciliegina sulla torta, l'ho detto stamattina nelle stories che ho fatto. Mi ha messo tutti i puntini su quelle I che mi mancavano. Dall'inizio, io sono stata un'estate, un mese d'agosto con il telefono in mano, non ho dedicato nemmeno un castello di sabbia ai miei figli, e lui è stato capace di farci stare a tavola dopo tante flessioni fatte, anche vestite, noi tutte truccate a terra, senza pietà, e è stato capace di farci stare senza telefono, soprattutto a me che sembrava impossibile, però nello stesso momento ho riconosciuto che era una cosa che mi serviva, mi dovevo comunque disattivare da questa cosa, e ci sono riuscita. Infatti siamo state a pranzare con delle persone del team splendide, quindi nel frattempo stavo a tavola, ho assimilato che stare a tavola senza telefono, ascolti, conosci, cose che oggi non esistono più. Ascoltare, stare insieme, parlare, scambiarsi idee, conoscere persone che a volte al di fuori si vedono non simpatiche e invece lo sono. E niente, oltre a questo mi ha fatto capire tantissimo che lui è un grande. A prescindere, io già avevo fatto qualche corso con lui online, ma da vicino è straordinario. Secondo me non è solo un motivatore, è parte del networker, ma lui è un grande proprio perché ti prende la testa, lui ti scava proprio nel cuore.
perché mentre parlavano tutte, perché avete parlato, ha parlato quasi tutte, sono l'ultima, mi avete arricchito di emozioni di quei giorni, quindi le ho rivissuti con voi mentre raccontavate. Però quello che mi sono venuti dei flashback, che siamo arrivate in ritardo il primo giorno, tutte noi, tutte belle, sembrava che stavamo scendendo le scale di Piazza di Spagna, e tutte voi che ci guardavate. E l'ultimo giorno noi siamo state le prime, 10 minuti prima siamo arrivate. A prescindere da questo, siamo arrivate in questo modo e abbiamo chiuso che lui ci ha toccato il cuore. Infatti sono tornata a casa con due occhi così, sono stata forse l'unica in mezzo a 31 persone a piangere di più, non lo so che mi ha fatto, si è rubato il mio cuore. E, a prescindere da questo, ci ha fatto fare cose bellissime che forse lui disse al di fuori, questi se qualcuno ci vede ci prende per matti, sicuramente dicono questa è una setta di matti, invece no, noi siamo delle persone straordinarie, tutte, solo che noi lì ci siamo riconosciute, perché ognuna di noi dentro ha un qualcosa che ci accomuna, tantissimo. E vabbè, a prescindere dal tuffo in piscina vestite, con Barbara che mi ha trascinato e lui che mi guardò negli occhi, Spadoni, disse, hai paura? Io sono entrata in quell'una parte e dissi, io qui sopra non ci salirò mai. Vi giuro che non ho mai fatto sto giostre da paura, mai in 34 anni. Barbara mi ha contagiato, abbiamo contagiato Assunta, Sara, più paurosa di me. Ragazze, siamo salite con la paura perché i limiti esistono nella nostra testa. Anche se io ho detto, su mentre ero su quella giostra, ho detto, se apro gli occhi si spacca il cuore. Quindi non l'ho aperto gli occhi. Però io quando sono scesa di lì, fino alle 2 di notte avevo il botta stomaco, ma nel frattempo io ho superato quel limite. Ce l'ho fatta, ho superato tutti i miei limiti. Ora sono una leonessa veramente, come dice la mia app, che la adoro tantissimo. Lei è la mia mamma. E tutte loro che erano con me sono state le mie mamme. Quanti consigli che mi hanno dato! Vi amo! Grazie! Ragazze, ragazze, siamo delle persone splendide, tutte. E dobbiamo solo tirare il meglio di noi da dentro, l'ho detto stamattina. Ognuna di noi dentro ha un qualcosa di straordinario. Dobbiamo avere solo quel pulsante start che lo dobbiamo accendere o farlo permettere di accendere da qualcun'altra tipo me, coraggiosa. Me l'accendo io e vi contagerò tutte, promesso, me lo sono promessa. Grande. Ecco qua, vi ho contagiato. Grazie, a voglia, ci hai fatto senza parole. Grazie, tesoro mio, grazie. Un bacio. Oddio. Ma va di tu che a me mi viene da ride. Che dire, io Gianluca l'ho conosciuto l'anno scorso ad agosto, insomma, ho fatto il primo corso con lui. E devo dire che ne avevo fatto altri con altri formatori, ma Gianluca ti fa tornare a casa con una carica che è indescrivibile. E questi 2 giorni dovevano essere il top, anzi questi 3 giorni dovevano essere sicuramente il top. Lo sono state, perché ci hanno dato tanta condivisione, ci hanno insegnato a rispettare prima di far rispettare, perché un buon maestro è stato sicuramente prima un buon alunno, e questa è una cosa che dobbiamo imparare tutti quanti, per qualsiasi, nella nostra attività lo sappiamo, sei un buon venditore se prima sei stato un buon cliente, e poi le ragazze napoletane hanno dato davvero il meglio di loro, il loro calore, hanno animato, diciamo, il corso in tutto, davvero, ragazzi, io vi adoro, nel vero senso della parola, siete delle grandi. E il fatto di condividere con altre persone ci ha fatto anche capire
quanto abbiamo in questo team, ragazze? Noi abbiamo tantissimo. Abbiamo una formazione incredibile, abbiamo tutto nelle mani e lo sappiamo usare. Se solo ci diamo un tantino di andarle a guardare quelle formazioni e tutto quello che lei ci passa. In tanti passaggi io l'ho riconosciuta a lei per tante cose, per il fatto di riconoscere un leader per quello che è, riconoscere una guida per quello che è. Noi siamo veramente in un team fantastico. Questi eventi, queste formazioni servono anche per darti tanta consapevolezza di quello che hai nelle mani e di quello che sai fare. Non esiste la perfezione, questa è una cosa che Gianluca ci ha detto dal primo momento. Non esiste una persona che non sbaglia, però esiste una persona che sbaglia, capisce l'errore e non lo fa più. Questo è quello che è successo a noi. Siamo arrivati il primo giorno, tutti abbiamo fatto penitenza. Anche lei. Anche lei, perché lui ci aveva detto di non usare il telefono mai. Il telefono, e la prima cosa che ha fatto lei a pranzo, ha preso il telefono. A cena uguale. E dal secondo giorno in poi invece diminuivano le penitenze. Perché? Perché avevamo imparato la lezione. Terzo giorno nessuno di noi ha usato il telefono e noi lo tenevamo in modalità aereo, non è che era nella borsa senza suoneria, era completamente, non c'era un telefono né a tavola, non c'era un telefono sui banchi, sul dove stavamo lì a fare il corso, cioè non ci interessava il telefono in quel momento, perché avevamo capito una grande lezione. Non esiste il voler fare tante cose insieme, ne devi fare una e la devi fare bene. Questo è l'insegnamento, oltre a farci passare tanti limiti. Cioè, io ho giocato a calcetto, ragazzi. Ho giocato a calcetto in porta, ma ci siamo divertiti da matti. E questa è una cosa che penso, come diceva Anna, un investimento che dovete darlo alla vostra attività, ma soprattutto a voi stessi, perché da questi corsi si torna a casa con delle consapevolezze proprio di vita diversa. Proprio per quello che abbiamo nelle mani, dalla famiglia in poi. Perché anche il fatto di non usare il telefonino in determinati momenti è un rispetto che dobbiamo a noi stessi e anche alla nostra famiglia. Non lo fa nessuno di noi, siamo tutti col telefonino in mano. Io prima avanti, non è che voglio fare la ramanzina agli altri. È proprio questo, quindi imparare le regole per poi insegnarle agli altri. È una cosa bellissima. Considerate che non potevamo manco sbadigliare, se sbadigliavi 10 euro... 10 euro o 30 flessioni? O 30 flessioni. Scegliete voi. Lui poi come girava l'occhi, tu sbadigliavi. Non si sa come cavolo faceva. Quando stavi sbadigliando, lui ti vedeva. Pam. Poi c'erano anche le persone. Lui ha dato un sacco di deleghe. Siamo entrati in questa cosa tipo campo di concentramento. Tu guardi quello, tu fai questo. Assunta era la detta alla musica. E quando dice, ma come faccio? Ha detto, non ho capito. Quando uno ha un compito... trova la soluzione. Le soluzioni le dava da solo. Quando uno vi dà i compiti, ma com'è? Fai quello che devi. Perché perdi tempo, non attivi il cervello, chiedendo aiuto, non riesci a trovare mai le soluzioni ad essere la prima. Ci ha insegnato ad essere le prime, come diceva Antonella. Sono state le prime l'ultimo giorno di corsa. Prima di tutti sono arrivate. Quando sono arrivate sempre quasi ultime, no? All'inizio e tutto quanto. Ci ha dato proprio l'esperienza del fare e del volere. Se voglio, posso fare grandi cose. Abbiamo fatto un sacco di esercizi, un sacco di brainstorming, un sacco di consapevolezza ci ha raccontato. Questo corso che cos'era, ragazze? È un corso per essere guida e per creare guide. È stata una cosa meravigliosa, perché in fondo noi sì, vogliamo un team grande, vogliamo fare tanti clienti, ma il segreto vero della nostra attività è trovare le guide.
è trovare quelle persone che possono guidare altre persone, che possono responsabilizzare altre persone. E la cosa che è venuta fuori è che comunque gira tutto intorno a te. Se tu sei guida, se sei responsabile, se ti prendi le tue responsabilità, se ti prendi i tuoi ruoli e anche a cattivo gioco hai il tuo ruolo e le tue responsabilità, non ti tiri indietro. Tu puoi creare altri leader. E una cosa grande che ci ha insegnato e che vi insegno sempre io, l'eccezione non deve esserci. L'eccezione è quella che ti rovina la regola. Quindi molte volte sembreremo stronze, molte volte sembreremo dure, ma è per curare, per mantenere il team, per mantenere la fiducia. È stato un corso bellissimo perché io ho avuto tante conferme, veramente, come diceva Rita, ma tante conferme sul mio lavoro, sul nostro team. È ovvio che dobbiamo tanto migliorare il modus operandi, il fatto soprattutto delle persone nuove che entrano in attività. E poi magari ve lo diremo, ma non ha senso dirvelo, queste cose vanno vissute. Io ti posso raccontare, ma vedere loro e ascoltare loro questa sera, cazzo, quanto vale tutto. E vi dico una cosa, ragazzi, state così con Gianluca, con Tony, non potete capire quello che è, non potete capire. Gianluca e Tony italiano, Tony è così, Tony non si supera, Tony proprio schiaffo a destra e a sinistra. Perché parlo di responsabilità? Perché non mi racconto scuse? Ma sono una stronza pure io, non ci voglio manco io tante volte, eh? Ma impegno. Io so che la mia vita dipende da ciò che faccio. Io so che la mia vita dipende da ciò che scelgo, non gli altri, non gli eventi. Io. E quando arrivate a questa consapevolezza, sarete dei grandi leader. Perché? Perché non scendete a compromessi. Perché sapete chi fa e chi non fa, chi si racconta scuse e chi ancora non è arrivato il momento. Ma il momento non arriverà mai se voi non decidete. Il nostro compito è proprio questo, creare guide. E io ne voglio veramente creare tante, ne ho già tante, e l'abbiamo fatte un po' a cazzo, come ha detto Giovanna, ho assunto, è proprio vero. Però perché? Perché alla fine siamo persone di valore, di grandi valori, e questo il cuore mi ha battuto tanto. L'ho detto l'ultima giornata che Gianluca ci ha fatto parlare. Per me è stata una scuola meravigliosa. Io per la prima volta ho vissuto tutti e 31, tutte le persone, non mi sono allontanata, ho vissuto le persone, il mio team, ed ero così soddisfatta e orgogliosa di loro, proprio come una mamma, ma soprattutto tutte le persone degli altri team. E cercavo di capire in che stato fossero nella loro vita e nell'attività. Questa attività, raga, è come se ti apre le porte della felicità, proprio. La felicità che non significa non avere problemi, che non significa avere soluzioni, ma significa apprezzare ogni cosa. Io oggi apprezzo ogni cosa. Chi mi dice stronza, chi mi dice brava, a chi non gli piace, a chi gli piaccio, chi mi segue, chi non mi dice niente, tutto. Le giornate no, le giornate buiissime, le giornate felicissime. La gratitudine, e lo capirete chi farà Tony. Io ho iniziato e loro vi dice, fino a che, se io adesso vi dico la domanda, che cosa guida la vostra vita oggi? L'importanza, il bisogno, la voglia di essere riconosciute, il denaro. La prima cosa che ho detto è io ho sempre, sei stata sempre guidata la mia vita dall'importanza, essere importante per qualcuno. Per me è stato sempre questo quello che mi ha guidato e quello che mi ha portato al successo. Farti vedere quanto valgo. In due giorni, come Tony Gianluca, mi ha fatto capire che la mia vita è guidata dall'amore e dalla condivisione. E come sono tornata da Tony? Dall'amore e dalla condivisione. Queste sono le cose più importanti. Sono le cose più importanti che devono entrare nella nostra vita.
Non sono qui a vendere un prodotto, non sono qui a fare team, non sono qui a guadagnare un sacco di soldi. Sono qui a far sorridere le persone. Sono qui a sentire il loro amore. Questo è tutto quello che spinge oggi il mio lavoro. L'amore che io sento da voi e che cerco di darvi. Anche se non sono la persona più amorevole del mondo, ovviamente. Però è questo, questi corsi ti aprono, non ti cambiano, perché tu sei tu e rimarrai tu. Ti aprono come un libro. E noi siamo chiuse e poi chiediamo perché le persone ci dicono di no, perché non riusciamo a fare team, perché quella non lo capisce, perché questa non lo capisce. Ma punto di domanda, ma tu l'hai capito? Dove sei? Che cosa vuoi? E dove stai andando? Questo, secondo me, è la cosa più bella di questa attività. Non sono i soldi, sono questi corsi. Queste sono esperienze di vita. Esperienze di vita. E vi auguro veramente di investire in queste esperienze. Perché se volete fare il salto di qualità, ma nella vostra vita, non nell'attività, questo serve. Io sono la somma di tutte queste cose, sono la somma di tutte le cadute, sono la somma di tutto quello che verrà, sono la somma. Sono andata in questo corso per vedere che cosa mi aspetta. Ah raga, io sono tanto felice di quello che mi aspetta, tanto tanto felice, perché non lo so quello che mi aspetta, ma so che mi impegno ad avere il mio successo insieme a voi. Quindi veramente grazie sempre, per me siete il mio primo grazie, lo sapete, insieme a Claudia. Voi rendete piena la mia vita, felice la mia vita, impegnata la mia vita. Come faccio? Ma se amo tutto questo, non mi posso tirare indietro. Vi auguro e vi spingo a partecipare a questi corsi. Il Leader Seminar costa 1000 euro 3 giorni, è compreso anche il vitto e alloggio. Sembra tanto ed è tanto, e Gianluca questo lo sa e lo capiamo, ma quello che ti dà, l'avete sentito? Non ha uguali. Io non devo fare promozione, non guadagno niente, non guadagno niente su Tony, non guadagno niente su Gianluca, ma guadagno delle persone che cazzo staranno sempre con me e che aiuteranno tante altre persone. Just Plus oggi per me è diventata una missione. Molto molto grande. Sarò felice di chiudere la convention di sabato parlando sempre di voi, ovviamente. Dovrò parlare su come creare comunità, come creare team. E quindi penso che meglio di voi che mi ispirate non ci sarà nient'altro. Sempre grazie. Andate, partecipate al Networker Vincente, iniziate a conoscere Gianluca, poi decidete voi se continuerete o meno. Ma la cosa è certa, non ne potete fare più a meno. Assolutamente. Invece di comprare le scarpe, quelle sono una spesa che non vi portano niente. Invece di andare in vacanza, quella è una spesa che non vi porta niente. Fate investimenti. I primi 2 anni, Gianluca ci ha detto, devono essere perfetti. Che cosa significa perfetti? Investimenti, non avere altre vie di fuga, non avere altre distrazioni. 2 anni per costruire la mia ditta felice. E ricordate che se un leader è perfetto, la sua struttura è imperfetta. Se il leader è imperfetto, la sua struttura è un casino. Quindi siate perfetti, assolutamente, in primis voi, invece di chiacchierare del team che non fa, che non dà. Io non chiacchiero mai di voi, raga. Per me voi siete il mio cuore e il mio stimolo. Io chiacchiero sempre solo di me. Imparate. Imparate bene. Grazie. Buonanotte. Assunta, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sto morendo di caldo. Apri. Grazie, grazie, grazie. Ragazze, io vorrei aggiungere a quello che ha detto Sara che a noi non entra nulla in tasca, appunto, sponsorizzando i corsi, però duplichiamo persone di valore e di successo. E quello è più un beneficio vostro che nostro, perché noi cercheremo fino all'ultimo respiro
le persone che ci seguiranno. Una notte e iscrivetevi al Networker Vincente, che farete la differenza. Entro il 9 potete iscrivervi, 12 e 13 settembre online. Adesso che è online, ragazzi, non dovete pagare nemmeno l'albergo per spostarvi e niente. L'altro, dove andremo noi e dove chi deve venire, almeno chi sta un anno e mezzo in attività, non prima, perché ci sono argomenti che sono un po' più importanti, diciamo, quindi un anno e mezzo di attività, 6, 7, 8 dicembre, lo faremo a Forlì, sono 3 giorni in aula questa volta, e parleremo di intelligenza emotiva. Io non vedo l'ora. Andiamo di musica. Dove sta la musica? Oh, non mi serve il telefono. 10 euro. Chi è che paga? Anna Livori, 10 euro? No, chi ha chiuso la non si transige, eh? Grazie ragazze. Chi si balla? Così. Quando sei giù, evviva! Preparatevi che con Toni si smonta il palco! A giugno! E adesso ottobre c'è online! Non vedo l'ora! Mamma mia! Quando è la convention online? La convention online è 17-18 ottobre! E noi ci siamo! E moltissime di noi parleranno! ¡2020 en el cuore!